Allora, ben arrivati. Buongiorno. Oggi vorrei farvi vedere una piccola novità. Spostiamo i miei poveri occhietti, che era il progetto che avevamo cominciato, vi ricordate, martedì, creando i frangipane. Volevo farvi vedere il nostro nuovo mold, ovviamente. Quindi, che cos'è? Ci ho lavorato un sacco ed è il nuovo mold. Bambù, che cosa facciamo? Prendiamo della pasta di zucchero, ovviamente io l'ho scelta verde, ma voi potete farla del colore che preferite. Io farei così, la andiamo a stendere, cominciare a stendere leggermente, la posizioniamo sopra il mold e andiamo con il mattarello. Appunto, andiamo pian piano a spingere la pasta e a stenderla. Come sempre, state attente a non a far entrare bene il mold, cioè la pasta di zucchero in tutti gli angoli del mold, ok? E andate a schiacciare paste, quindi dell'hard rock flour. In questo modo vado anche a diciamo così, esorcizzare, tra virgolette, il fatto che la pasta possa appiccicarsi al mold, perché al mold, non ce la posso fare oggi, perché la gun paste ovviamente è molto più è molto meno bagnata di una pasta di zucchero. Questo è il risultato. Guardate che spettacolissimo! È molto bello. Laddove ci fossero delle piccole imperfezioni dovute magari al fatto che avete mosso male come si dice, il mattarello o quant'altro, con un pennellino da pittura andiamo a rifinirlo un secondo in questo modo, semplicemente così. Una volta fatto questo, io avevo già cominciato a farlo prima. Ho fasciato la pasta, ho fasciato una dummy con pasta di zucchero bianca. Come vi dicevo, ho usato la Flash Mod, che è anche un'ottima pasta come si dice, da copertura. Dopodiché prendiamo il nostro bellissimo mold, andiamo a spennellare con un pochino di acqua, dopodiché, ecco qua, mettiamolo di qua che c'era la parte esatto, che era venuta un po' meno bene, e andiamo a posizionare il bambù sulla dummy. Io come sempre sto in bilico perché sennò voi non vedete nulla. Dopodiché, che cosa facciamo? Con un coltello andiamo a tagliare l'eccesso. Quando tagliate, muovetevi sempre dall'esterno verso l'interno, ok? Così. Ok, in questo modo. Andiamo a rifinire un po' in questo modo la parte superiore del mold, così. Vedete, sto semplicemente creando l'incavo interno del bambù, perché nel mold è segnato, però ovviamente avendolo tagliato non lo possiamo più vedere. Riandiamo a suddividere i vari le canne, così, ok, e così. Con questo, con la strisciolina che ci è avanzata, possiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto di là. Quindi magari per non creare un taglio netto, che cosa facciamo? Andiamo a tagliare un pezzo. Così, e lo tiriamo via in modo da creare
uno scalino. Ok, rifiniamo lo scalino in questo modo. Ok, e con il pezzo che era avanzato, anche qui andiamo a spennellare con un po' di acqua e lo andiamo a posizionare in basso, così. Ok. E rifiniamolo. Qua in alto, ripeto, avevo già fatto i solchi delle canne, però possiamo riprenderle per essere pessime. Ok, quello che adesso possiamo fare, aspettate che vi metto in visione, perché sennò voi non vedete assolutamente nulla, quindi vi metto un pochino più così, non che vediate tantissimo. Vediamo se ce ne aggiungo un altro, se la situazione per voi migliora un po', ma è un po' troppo in bilico. Con un po' di colla alimentare andiamo a posizionare i frangipane. Anzi, questo quasi lo taglierei ancora un pelino. Ecco, lo metterei così. Posso ancora un po', ecco, in questo modo. Quindi, uno, questo è molto grosso. Aspettate, eh. Lo mettiamo così, se no, però mi piaceva l'idea di farvi la torta, che poi torta è un parolone, la dammi così. Ne abbiamo ancora? Ancora uno. Dove lo mettiamo? Lo mettiamo qua. Ecco qua. Adesso ve la giro. Ecco, nulla toglie, ok? Che volendo possiamo prendere in questo caso o del colorante marrone, o del colorante verde, e con un pennellino andare a creare un po' di tridimensionalità. Quindi, ad esempio, andare all'interno così. Ora qui, come sempre, io rischio di fare dei guai perché mi metto in posizioni allucinanti per farvi vedere. Così. E andiamo semplicemente una canna e l'altra. Ok? Così. Guardate come cambia. Semplicemente in questo modo. Ora ve lo faccio vedere. Adesso vi giro e ve lo faccio vedere dritto, così vi rendete conto di nascosto che effetto che fa. Non proprio di nascosto, in realtà, però insomma, ve lo faccio vedere. Aspettate, fatemelo finire bene, sennò qui ho esagerato di nuovo. Vabbè. Andiamo un po' sul bordo per aumentarli. Ok, adesso basta perché sennò qui è un disastro. Aspettate che vi faccio, vi giro. Eccoci qua. Oggi sono un po' meno sconvolta. Allora, che cosa vi ho fatto vedere oggi? Vi ho fatto vedere il nostro nuovo mold bambù. Ok, abbiamo fasciato, come vedete, ora l'abbiamo dipinta solo in un punto. La torta utilizzando il nostro mold con aggiungendo i frangipane che avevamo fatto venerdì. Detto questo, io vi auguro buon proseguimento. Direi che ci vediamo domani, sempre qui. Mi auguro questa volta alle 2. Un bacione, grazie, 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 baci, baci, insomma, in casino. Ciao.